Amici del basket, buonasera e benvenuti al Palasport Extra Mario D'Agata di Arezzo, dove ha avuto inizio in questo istante l'incontro, il quinto turno di campionato Under 20 regionale, la mini basket Val Bisenzio, Vaiano, Prato contro la formazione aretina. Parte bene la formazione di casa con il quintetto Pietrucci, Bichi, Martinelli, Romagnolo, Gramaccia. Va in attacco la formazione, ottimo scambio, reverse, poi cerca, appoggia dietro al numero 4 Pietrucci e porta in parità la formazione di casa, la Rosini in Piantisba, Arezzo. Dicevamo una partita a quinto turno di campionato, di un campionato importante che vede il ritorno del nostro coach Bindi, Antonio Bindi, rientrare nelle fila della scuola basket Arezzo dopo un anno accademico trascorso in provincia. La mette dentro Gramaccia, Gramaccia, diciamo quinto turno di campionato, scusate ma c'è stato un po' di ritardo in quanto la strada era interrotta per la colonna di auto provenienti da Carrara, quindi si inizia con un po' di ritardo. 4-2 vantaggio per la formazione di casa, incontro di cartello, la prima della classifica generale con 4 punti, 8 punti, 4 vittorie, 4 contro la formazione aretina che è seconda in classifica generale, appaiata da Costone e dallo Scandino, che va a terzo tempo, cerca con il sinistro ma non va, a rimbalzo Gramaccia, lungo, toccato duro alle spalle dal numero 8, ravvisato prontamente dal direttore di gara Lodovichi Marco. Questa irregolarità ne sanziona la punizione, si riprende con la rimessa in gioco di Gramaccia. Abbiamo visto Gramaccia in difesa e in attacco, e la chioccia di questa formazione è un elemento validissimo in categoria superiore in Serie C Silver, quindi giocare con Under 20 è pressoché un allenamento per lui. Lo abbiamo visto nell'ultimo turno che la formazione ha strappato la vittoria, e va ancora da tre questa volta Gramaccia, dopo la doppia arriva la tripla. Chiaramente aveva sbagliato, aveva fallito il primo tentativo, ma al secondo a mettere dentro il pallone del 7-2, partenza ultra rapida dei nostri ragazzi. Dicevamo l'ultimo turno l'ha visto espugnare il terreno della formazione ospite, è andata a espugnare il bianco-blu Firenze 72-64, e questa volta cerca velletario il tiro di Gramaccia, che dalla lunga distanza 2 su 4, due triple realizzate in questo inizio, e cerca il numero 6 Pignatelli, di sfugge capitano Romagnolo e va, semina gli avversari, ottimo slancio atletico, va in proiezione, in elevazione, un salto sublime di Martinelli, la mette dentro 9-2, capisce il pericolo Alberto Vaiani, coach della formazione ospite, cerca di richiamare in panchina i propri ragazzi, quindi la prima della classifica generale, la mini basket Val Bisenzio di Vaiano, comincia a prendere provvedimenti contro la formazione di casa, forte della presenza di Gramaccia, ma abbiamo visto anche Romagnolo, Martinelli, Bichi, elementi che hanno già militato, hanno già provato la panchina della prima squadra aretina, la scuola basket Arezzo che milita in Serie C Silver. Dicevamo Palasport Extra di Arezzo vede la testa della classifica e noi secondi, anche se in comproprietà con la
con il Costone Siena e il Jokers Firenze, quindi 8 punti la prima della classe. Alla destra dei nostri teleschermi Val Bisenzio, che ha degli elementi validissimi, giocatore anche di prima squadra, contro la formazione di casa che sta cercando di fare lo sgambetto e appaiarsi in testa alla classifica con i pratesi. Si riparte, 9-2 vantaggio dopo questo time out tecnico chiamato dal coach ospite Vaiani, mentre il Bindi Antonio, un gradito ritorno nei colori amaranto ad Arezzo dopo un periodo di, si gira molto bene e la mette dentro con un balzo felino, il più lungo della categoria, il numero 19, Bonetti, fa valere i suoi centimetri e mette dentro, trafigge gli avversari, ottimo recupero, si libera due volte e poi è Bonetti che commette fallo su Gramaccia, Samuele Gramaccia, e dopo averci regalato un tiro da tre, un tiro da due, vediamo la precisione balistica, vediamo sicurezza veramente eccellente di questo giovanissimo atleta Samuele Gramaccia, poco più che 18 anni. 2 su 2, ma non è tanto il risultato quanto è la sicurezza, la tranquillità nel polso, la precisione che ha dato, la rotazione che ha dato al pallone da giocatore veramente, da giocatore esperto, come giocatore esperto, come un giocatore veterano, anche se giovanissimo, cerca, questa volta commette fallo. No, ha toccato il pallone un difensore, quindi sarà rimessa per la formazione in maglia azzurra, bianco-azzurra dei Lanieri di Vaiano. La mette dentro Capitan Picchianti e si accorcia il gap, 11 da, no, da 9 a 2, ottimo Capitan Romagnolo, aumenta Romagnolo, mette il numero nella sua casella, il primo numero, cerca il terzo tempo con sicurezza, la mette dentro Pignatelli, 13-8, ha recuperato un ottimo, va fino a un fondo corto, si ferma nel canestro esterno, cerca finta il tiro e poi va, perde l'equilibrio Samuele Gramaccia, impedisce l'elevazione, va sul braccio dell'elemento più, ci sembra dal punto di vista fisico, più dotato in altezza, è Bonetti che va in attacco per la trasformazione dei due tiri liberi sanzionati dal direttore di gara Lodovichi Marco. Va il primo Marco Lodovichi dell'Impruneta, coadiuvato al segnapunti Borgia Pietro Luigi. Non va il secondo, con sicurezza è Pietrucci che realizza e poi dà il play Romagnolo, va a recuperare il pallone Bichi, già una presenza, si gira molto bene, avrebbe avuto veramente il gesto tecnico difficilissimo e non ha realizzato, va in alto a recuperare il pallone Martinelli, finta il tiro, transizione, dà sulla corsia di destra, fa salire Bichi per Petrucci, da Gramaccia, retrocede Gramaccia, va a cercare, blocco in attacco, cerca con il mancino, carica e poi da dietro a Romagnolo a rimbalzo, alla meglio il numero 5 aretino Bichi, avrebbe avuto del miracoloso, va dietro Martinelli a Pietrucci, a girante, difesa zona della formazione ospite, cerca la prodessa e lo ottiene Bichi, non a caso è stato inserito più di una circostanza in prima squadra unitamente agli altri elementi Martinelli, Gramaccia,
hanno assaggiato il clima della Serie C. Dicevamo importante riprendere il cammino con questo turno, con una vittoria magari contro la prima della classe, nel proprio parquet, con il vantaggio del pubblico amico e dei collaudatissimi. E vai, la mette dentro, ottimo, ancora una volta lui, 19, Bonetti scaglia un tiro eccezionale, 16-11. Dopo la tripla di Vichy, accorciato il gap, si va per linea orizzontale, Martinelli subisce fallo. Dicevamo, è importante riprendere il cammino della vittoria in questo campionato Under 20 regionale, che vede seconda in classifica appaiata dal Costone Siena, dagli Jokers. Arresto e tiro, non va, rimbalzo, torna il pallone nei pressi di Vichy. Vichy è irregolare, ci sembra la marcatura, si libera con facilità con il suo mancino magico, il numero 9, capitano romagnolo. E non va questa volta il salto disperato di Petrucci, che cerca di recuperare la sfera, torna sui suoi passi, siamo al limite del semicerchio, aggancia il pallone, il numero 8, Castellani, non va, out, tette. È entrato anche Baielli. Ed il numero 14, Accardo, va a cercare di bloccare sul nascere l'acco. È il numero 19 che serve Accardo dà al numero 4, capitan Picchianti, che da lì realizza il secondo tentativo, 2-2 da quella mattonella. Accardo, praticamente Picchianti, e accorcia 16-13. Ottimo, bomba strategica, stratosferica, straordinaria, strameritata questo tiro di Gramaccia. Già dopo 8 minuti, dopo meno di 8 minuti, è strattonato questa volta il numero 14. Rimessa dal fondo per la formazione del mini basket Val Bisenzio. Con la rimessa dal fondo si capitan Picchianti cerca, è il numero 19, basta alzare il pallone, chiaramente è più alto, cerca di ostacolare, non va, a rimbalzo e ha avuto buon gioco Gramaccia Samuele, finta, si libera e lancia deciso a Kabul Mamo. Kabul Hadair Kadir Mohamed Momo, il nostro Momo ha ripreso a macinare punti e vediamo, arresto e tiro, alza la parabola, la mette dentro capitan Picchianti, veramente precisione balistica eccellente. Dopo la presenza in questo palazzetto, fuori casa la prima squadra sono i ragazzi. Ha commesso fallo Vichy sul portatore di palla, gli concede due tiri liberi, 21-15. 6 punti di vantaggio che possono essere ridotti. Dicevamo, abbiamo visto anche l'under 13 di Umberto Vezzosi e Michele Roggi, l'under 18. L'under 15 eccellenza con un Alberto Vezzosi, va il primo del numero 6, Pignatelli. E la Rosina Impianti, vediamo qui, impegnata 2-2. Pignatelli, precisione millimetrica. Concesso a prateria davanti e ha commesso fallo il numero 6, Pignatelli, dopo aver realizzato 2 liberi, commette fallo sul portatore di palla. Su Vichy e si porta Vichy si porta la lunetta, non va il primo corto,
dopo aver visto anche l'AME in promozione, la volta dell'Under 20, ben tre formazioni giovanili con la promozione sono state visionate da ottimo 1-2 Bichi. Dopo la tripla è arrivato 22-17 più 5 il vantaggio della formazione aretina contro la prima della classe, il mini basket Val Bisenzio. Vediamo come un trattore va in avanti il numero 7 Tozzi, è entrato nel cono d'ombra il difensore aretino e subisce fallo, e chiaramente il coach Marco Lodovichi di Rimpruneta concede i due tiri 2-2 22-18, 4 lunghezze, ottima sventaglia sotto mano, velocissimo Momo Kabdul Qadir Mohamed in fila con un campanile perentorio, il canestro mi è stato ostacolato, quindi due punti più il tiro aggiuntivo. Vediamo, concentrazione massima, non è preciso nella conclusione, lo è preciso in due sul pallone, pallone conteso, l'inerzia del gioco è in favore dei nostri ragazzi, quindi sarà rimessa dalla parte sinistra del parquet in favore dei nostri giovani. Semeraro lascia la gramaccia, Semeraro protetto da una da occhiali, arresto e tiro, alla meglio Pecchioli, Bonetti scusate, e si infortuna nella circostanza, non c'è stato nessun contatto con il giocatore, forse il parquet è scivolato, nel parquet ha trovato, si è bloccato il piede, il numero 7 Tozzi esce mestamente dal campo, claudicante sul tallone sinistro ci sembra, ma sicuramente non dovrebbe destare preoccupazione l'infortunio in quanto non c'è stato nessun contatto, è stata una scivolata nel legno. Rimessa per la formazione ospite da Picchianti, riceve da Castellani, Picchianti cede a Bagnani carica il suo destro e poi dà sul punto di riferimento il numero 19, ma Bonetti la mette dentro, 7 i suoi punti e va sulla sirena questo 24-21. Tutto pronto qui al Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo, il nostro tecnico operatore, il direttore Fabio Bianchini, vi danno il più cordiale saluto in questo secondo parziale 19-21-24 in favore della nostra formazione, con due formazioni, la prima della classe, i giocatori della mini basket e Val Bisenzio, ed ecco l'elemento più dotato, 5 secondi dentro la zona pitturata ci sembra, e quindi da rifare, passa il possesso agli avversari, dicevamo la prima della classe, la Val Bisenzio 4 con il mancino, la mette dentro ancora una volta Gramaccia e va in 12 punti realizzati, 26-21, ottimo servizio, ha cercato con scorrettezza Gramaccia di ha toccato le mani dell'avversario del numero 19, era riuscito a schiacciare il pallone ma è con messo fallo, per cui manda il 19 sicuro, tocca il ferro, ma abbiamo visto nel Boletti nella prima realizzazione aggiuntiva ha realizzato con estrema sicurezza e lo fa anche in 3-3.
anche in questa circostanza, 26-23, si allarga sulla corsa di destra, cerca la bomba, va sul pallone, è il numero 18 questa volta, strappato da Gramaccia, Martinelli, perde sfera ma ci pensa Picchianti, capitan Picchianti, vediamo Picchianti, e Picchianti colpisce, Picchianti nonostante la statura non eccessivamente alta, ma vediamo una precisione sulle mani unica, Gramaccia con troppa sicurezza, capitan romagnolo si libera, slalom in mezzo e perde la palla, perde palla per conto di Castellani, va fino in fondo Castellani, la mette dentro Castellani. Ed ora per la prima volta 26-27 passa in vantaggio la formazione ospite, dopo essere stata sempre sopra con... Non va questa... Auguriamoci che possa recuperare facilmente la formazione di coach Antonio Bindi. Infrazione commessa dagli ospiti del mini basket Val Bisenzio e sarà possesso per i ragazzi aretini. Si porta subito Samuele Gramaccia. Appoggia sulla corsia di sinistra, cambia per Petrucci, cerca, non va, vola alto Martinelli, da dietro a Gramaccia. Vediamo, cerca da lunga distanza, non va, rimbalzo, in due sul pallone, Gramaccia, strappa, Eva. Ha colpito il numero 18, ci sembra il 18 è andato sulle braccia di Gramaccia. Due liberi per Gramaccia, Samuele Gramaccia, 26-27, vediamo se saprà riprendere il vantaggio in questa sfida ad alto vertice. Sono i primi secondi della classe, anche se in coabitazione la formazione aretina, due punti sotto Val Bisenzio unitamente a cosa, vediamo la sicurezza e la tranquillità di tiro di questo giovane che ha militato sovente in prima squadra, quasi sempre in prima squadra, ma un impedimento muscolare ci sembra che sia pronto per il recupero nella Serie C. Va terzo tempo, è ostacolato irregolarmente, vediamo 4 punti, 4 falli di squadra per la formazione di casa. Kabul un 2000 come Banelli, e sta per perdere imbracato in mezza 3, cerca, spinge con la necessaria forza il Boletti, il pallone che entra a canestro e poi vediamo, sbaglia clamorosamente Petrucci, forse troppo sicuro, la mette dentro Gramaccia, 30-29, e ora punto a punto le due squadre si contendono il primato in questa partita. È il numero 4 capitan Picchianti con 8 canestri, la mette dentro anche Martinelli, bellissimo turno, bellissimo incontro qui al Palasport Estra di Mario D'Agata di Arezzo, tra due formazioni che si contendono. Vediamo, è un deserto davanti a sé, lo sbaglia clamorosamente Castellani, sbaglia il cosiddetto calcio di rigore, ottimo servizio di Martinelli che trova impreparato il compagno di gioco, quindi richiama Antonio Bindi, Gramaccia lo richiama in panchina, chiaramente Gramaccia è il top scorer dell'incontro con 16 lunghezze, ma è Bonetti con 11 che lo tallona da vicino. Ottimo, ma arriva l'intervento del lungo del numero 16 Picchioli,
interviene sul pallone, termina out, vediamo, blocco in attacco, si va per linee orizzontali, dai e vai per Romagnolo. Va dentro Vicky, precario equilibrio, disturbato da un avversario, ma il suo volo angelico va a toccare il canestro e lo infila dentro con un perentorio 32, elude la sorveglianza di due elementi, questo atleta, questo Picchianti, dalle spalle sbuca fuori, recupera il pallone, torna in vantaggio 33-32, finta, commesso fallo su Romagnolo, due falli di squadra ciascuno, è il numero 5 che esce, Bogani restituisce il posto a Cardo che era partito nel roster iniziale. Rimessa in gioco, ottimo servizio, arresto e tiro, non va, rimbalzo, cerca l'anticipo, anticipa tutti Martinelli, Martinelli la sua corsia, cerca la bomba che non arriva, ottimo sulla testa dell'avversario, il numero 4 infila con sicurezza, Pietrucci come con sicurezza strappa il pallone all'avversario, transizione per la formazione, questa volta commette fallo il numero 9 a Retino, Roma, capitano Romagnolo, ha usato troppo, si dispera, coach Vaiani Alberto, coach della formazione, ospite del mini basket Val Bisenzio, mentre Antonio Bindi osserva i propri ragazzi in questo match importantissimo, dicevamo, non soltanto per il punteggio ma maggiormente per il morale, chiaramente non va questa volta, non trova neanche la sezione del semicerchio, la sezione del canestro, quindi si va in attacco, la formazione aretina si dispone la zona dei pratesi. In attacco è Bichi allunga, carica il due mani da maggior potenza e va! Pietrucci va a 7, 37-33. Ed ora dopo essere stati in vantaggio di un punto ciascuno e trova il canestro, cerca, si raccomanda al direttore di gara, in mezza a due, commette fallo il numero 18 ci sembra, e quindi sarà rimessa laterale, 37-33, riprende il vantaggio consistente, quattro lunghezze, ma chiaramente abbiamo visto il ritorno imperioso dei pratesi in questo secondo parziale. Dopo essere stati sotto di ben 7 lunghezze, cerca reverse che non arriva, forse mezzo fallo da parte del portatore di palla di Accardo, blocco in attacco del numero 19, disturbato in 3 sul pallone, alla meglio il lungo Vecchio, e va, la mette dentro tranquillamente il nostro grande Martinelli, ed ora 39-33, comincia a preoccupare il vantaggio di 6 lunghezze ai propri ragazzi, Vaiani, Alberto Vaiani li richiama in panchina, cerca la tavoletta, la lavagnetta per dare illuminanti illustrazioni visive ai propri ragazzi, per cercare lo schema particolare. Ha visto presumibilmente qualche buco difensivo dei nostri ragazzi, quindi cercherà di colpirli con particolari schemi. Comunque partita vera fra i primi della classe, attualmente 4 partite e 4 vittorie contro i secondi, l'ultima sconfitta praticamente patita proprio nell'ultimo turno. A Scandicci al fotofinish 46-51, quindi una partita ben condotta dai reparti difensivi, ma soccombe la nostra formazione,
nel terreno fiorentino. Vediamo se contro questi avversari, dove spicca praticamente per altezza Bonetti, ma anche per precisione balistica Bonetti, e il numero 4, il capitano. Vediamo al rimbalzo, questa volta è Bonetti che è superato, cerca di ostacolare Romagnolo da dietro a Martinelli. Il numero 7 è stato sanzionato per una irregolarità. Pignatelli è stato sanzionato e manda il nostro Martinelli. Alza la parabola ma non trova il canestro. Va il secondo, 2, 1 su 2, 39 a 33, 40 a 33, più 7, 2 a 59 al termine di questo secondo periodo, con due formazioni vogliose di... Vediamo, il perde il pallone, ottimo, ottimo Martinello, sotto mano, ancora cerca di restituire il pallone. Kabul si porta dalla mattonella da tre, non servito, in mezzo a due, stoppato Pietrucci. Va, ottimo, non si chiude Tozzi con Picchianti, il bel gesto atletico del difensore. Vediamo, Pietrucci non ha realizzato un tiro veramente difficile. Chiama gli schemi il numero 4, capitan Picchianti, lascia Pignatelli, Pignatelli il pallone, si dispongono. È il numero 14, Accardo, Accardo ancora al numero 4, e sarebbe, è il primo errore del numero 4 Picchianti. Bichi, Bichi possesso, transizione, Bichi slalo in mezzo agli avversari, e vediamo come venga ostacolato ai limiti della regolarità. Bichi manda il numero 14 Accardo in attacco, Accardo palleggio alto, fa respirare Bonetti, cerca Bonetti, recupera un pallone ostacolato, in ottimo, in sospensione ancora Bonetti, sicuramente equilibrio difficilissimo, proiettato all'indietro, e vediamo, sbaglia clamorosamente l'appoggio Martinelli, cerca, non va, rimbalzo, la meglio Vecchio, Vecchio dà sulla corsia di sinistra, trova il compagno, transizione, Bichi, Bichi osserva, è solo Momo, era solo Momo, già in due circostanze Kabdul Mohamed. Vediamo prime rimostranze, Pignatelli che non ci sta questa sanzione del direttore di gara, e va a reclamare anche il coach Alberto Vaiani, ma prontamente redarguito da Marco Lodovichi di Impruneta, coadiuvato al tavolo della giuria dal segnapunti Borgia Pietro Luigi e dalla cronoman Giulia Faralli. Alza la parabola questa volta Martinelli, realizza il primo, 2 su 3, vediamo se saprà mantenere alto il coefficiente realizzativo, ce la fa, 3, 2 su 3, quindi Martinelli recupera ampiamente in questa seconda serie di due tiri dalla lunetta. Lascia il posto Martinelli a Orsillo, Orsillo l'abbiamo già visto nelle giovanili. Va in avanti il play ospite, capitan Picchianti, Picchianti allunga sulla corsia di destra per Tozzi, c'è Accardo, Accardo, vediamo, si libera, osserviamo il numero 19 Bonetti, si libera spesso di Vecchio, non con maniere ortodosse come vuole la disciplina sportiva, ma chiaramente lo sport di movimento, uno sport di contatto, non sempre in mezzo a due. Momo cerca,
si libera molto bene. Ha commesso fallo Mohamed. Infrazione di passi ci sembra per Mohamed, comunque poteva essere servito al meglio il nostro uomo, che ci ha fatto vedere nel passato delle realizzazioni veramente vediamo sulla sirena il bel gesto del capitano Picchianti, va a colpire il canestro e termina in campo. Comunque 42-35, ha ripreso le distanze, la formazione di casa, 7 punti di vantaggio. Tutto pronto qui al Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo per questo quinto turno di campionato Under 20 maschile, dove si affrontano la prima e la seconda della classifica generale. La prima mini basket è Val Bisenzio di Vaiano Prato contro la formazione aretina. La Rosini in Piantisba, seconda in classifica, 2 punti, 8 Val Bisenzio, 6 la formazione di casa. Dopo la sconfitta patita proprio nell'ultimo turno a Scandicini, al photo finish, non è al photo finish, va in alto Vecchia a recuperare il pallone, ma anticipa tutti Pietrucci, dai, vai, cerca, finta il passaggio, è contratto dal capitano, non va, rimbalzo, alla meglio Vecchio fa salire in vano il numero 19 Bonetti, lo anticipa ma lo mette out il pallone. 42-35 vantaggio per la nostra formazione, dicevamo che avrebbe un valore importantissimo non soltanto dal punto di vista del punteggio, ma anche particolarmente dal morale che andrebbe a incunearsi negli animi dei nostri ragazzi. 42-35, ritorna in possesso la formazione aretina con questa transizione, si gira molto bene in mezzo a due passi di Bichi, in mezzo a due avversari, ostacolato allunga per Castellani, Picchianti ha commesso fallo, il numero 8 in fase di disimpegno, il numero 7 Baielli su Castellani, con il mancino gira molto bene Picchianti, ci sembra un play eccezionale dal tiro facile, ottimo gesto atletico ma non trova il canestro, va in transizione Gramaccia, arresto e tiro, non va, rimbalzo, la meglio, esce con il pallone Bichi, allarga sulla corsia di sinistra per Pietrucci, arriva dietro, ripassa, ancora il pallone su Bichi, Pietrucci, si rinnova il passaggio, alza la parabola per numero 7, lancia Gramaccia, fenomenale Gramaccia, abbiamo visto con che sicurezza Gramaccia ha messo dentro il pallone. 45-35, va a doppia cifra il vantaggio della formazione aretina. Non va a rimbalzo questa volta, si dispera. Bonetti, caratterialmente Bonetti ci sembra un elemento. Vediamo l'inerzia del gioco in favore, un elemento reattivo e comunque validissimo dal punto di vista fisico, ma ci sembra comportamentalmente, ci sembra leggermente irascibile, quanto vediamo reagire in maniera non sempre composta alle decisioni arbitrali o a qualche entrata degli avversari. Va, la mette dentro, ottimo questo tiro in sospensione di Pignatelli che trova la tripla, 45-38. Gira, rotazione perfetta, aumenta e va da tre anche lui, anche Baielli lo sospinge con la doppia mano per dar maggior potenza, chiaramente vediamo 47-38.
in attacco la formazione, a rimbalzo la meglio il lungo Mar... Bonetti ha costretto l'avversario a gettare out il pallone, pallone che è nelle mani del numero 14, a rimbalzo la meglio la formazione, Aretina va velocissimo, transizione di Bichi, taglia tutto il campo. Ah, peccato, Pietrucci, un triangolo eccezionale. E ancora il secondo tentativo del numero 4, capitano che riceve, secondo, non va, secondo tentativo Picchianti, terzo tentativo fallito, sembrava una macchina da gol da Canella, ho strappato il pallone in maniera veramente, e sembra, e ancora out, ci sembra terminato il accardo, comunque Picchianti questa volta ha picchiato duro, è entrato dentro, 43-47, scende a 4 il vantaggio di 10, più 6, un gap, praticamente un break a favore dei ragazzi, finta il tiro e poi ostacolato dagli avversari, manda in avanti, due tiri liberi, è stato ostacolato dal numero 5, ci sembra Bichi, manda a canestro in lunetta il numero 14 a Cardo, 47-43, si riaccende, si riapre l'incontro dopo essere stati 45-35, 47-43, dà la speranza ai ragazzi pratesi di poter agganciare, giocare con alla pari questo turno che gli sembrava spacciati, 10 lunghezze di vantaggio, ma ci sono state due o tre occasioni per realizzare, mancate, e poi c'è stato il capitano che dopo tre errori consecutivi ha realizzato il tiro da tre che ha riportato sotto i propri ragazzi. Ha forzato il tiro invece Bichi in precedenza, non realizzando, e alcuni palloni persi malamente in fase difensiva hanno dato il via ai ragazzi che, richiamati in panchina da Bindi Antonio per cercare di dare loro i necessari accorgimenti e quelle nozioni basilari per far recuperare in questo gap dove la formazione pratese cerca di rifarsi sotto. E dove a Bonetti si è aggiunto anche Picchianti che con 15 punti. Va il primo di Accardo, concentrazione, palleggio, va anche il secondo dopo aver toccato due ferri. 47-45 ed ora e va, la mette sotto ancora una volta Gramaccia, ben protetto da Vecchio. 49-45, Picchianti sulla corsia di sinistra con Pignatelli, tutta sul semicerchio lungo, sputato dal canestro, vediamo secondi, è stato Vecchio a commettere fallo, anche se secondi nella zona pitturata ci sembravano più di tre, manda alla lunetta con il 100% di realizzazioni su questo tiro, vediamo se continuerà, allunga in questa circostanza, comincia a farsi pesante il pallone anche per Bonetti, dopo aver realizzato 3 su 3 sbaglia il quarto ma non il quinto e si accorcia il gap, 46-49, 3 punti di vantaggio ma erano 10, e ancora anche fuori il pallone, non ha saputo tenere in campo a cardo il pallone, dicevamo anche Gramaccia, Samuele Gramaccia
con 21 punti realizzati in 15 minuti effettivi di gioco, è il top score di questo turno. Gramaccia, una pedina importante, particolarmente nella prima squadra. Ritorna in campo Romagnolo, ha commesso fallo, il numero 14 a Cardo. È proprio Romagnolo che va a servire, a ricevere il pallone da Romagnolo, da Bichi in mezzo, ottimo, non va a rimbalzo, alla meglio la difesa con Picchianti che recupera il pallone da Bonetti, transizione per la formazione pratese, si va sulla corsia di destra, 4 minuti e 40 al termine del terzo periodo. Si libera in mezzo a due e la mette dentro Bonetti, ancora una realizzazione ed ora soltanto un punto di ottimo servizio per Martinelli, gira il pallone lungo Martinelli, non va a rimbalzo Samuele, no look per Samuele, Samuele da tre, aumenta il 52-48, sono questi i tiri veramente che danno morale ai propri ragazzi e stendono gli avversari. Non va, rimbalzo Baielli, rimbalzo da Romagnolo, finta, doppio palleggio, quindi non sanzionato dal direttore di gara Marco Lodovighi di Impruneta, coadiuvato al tavolo della giuria da Borgia Pietro Luigi, a segnapunti al cronometro Giulia Faralli. Quindi Antonio coadiuvato da Fabrizio Pierozzi, mentre coach Vaiani Alberto segue in ginocchio i propri ragazzi. Da out il pallone, è stato Samuele Gramaccia a anticipare il più dotato fisicamente, più alto sicuramente, questa volta non va a rimbalzo se Romagnolo, va fino in fondo e deposita, lunga galoppata di Romagnolo, dà l'esempio ai propri compagni di gioco con grande carica agonistica, non va a rimbalzo, alla meglio la formazione. Ancora Martinelli, era Martinelli, non va a rimbalzo, è terminato il pallone, recuperato dal pratese Pecchioli, ci sembra, esce Accardo, ritorna in campo Tozzi, dietro il pallone per Romagnolo, questa volta non ci arriva, retropassaggio di Tozzi per Picchianti, va a ricevere Bonetti, ancora Picchianti cerca da dentro, vediamo il tuffo di Samuele spinto energicamente dal numero 19, termina nel parquet, va Bichi, era la tripla che ci voleva ora, ancora fa valere la sua mole fisica Bonetti nei confronti di Bichi, di Romagnolo, scusate, in avanti Picchianti lascia a Tozzi il pallone che lascia a rimbalzo, 1.56 al termine del terzo periodo. In attacco la formazione di casa, ottimo questo servizio per Samuele, va sulla corsia di destra, non va, rimbalzo, stavolta tocca il canestro, sospinge il tapin, manda avanti Martinelli, da dietro ci arriva Pignatelli,
picchianti, picchianti per Tozzi, Tozzi si propone da dentro il canestro, non va, rimbalza, la meglio Samuele, Gramaccia, 19 anni, vediamo, possente nel fisico, recupera un pallone impossibile, in mezzo a due, poi da servire il compagno di gioco, fa girare il pallone, è solo sulla corsia di sinistra, vediamo, strappa il pallone. Pignatelli reclama nei confronti del direttore di gara, ma sicuramente l'ultimo è stato lui, è la formazione di casa, lungo il passaggio taglia tutto il campo per Petrucci, Petrucci ancora va Samuele, centrale, questa volta non è preciso, velletario il tiro forzato di ...54-48... 4 falli di squadra, vediamo se sarà rimessa o tiro libero. 54-48 più 6 sono due tiri liberi che possono essere importanti per il morale, anche per il vai il primo. Due errori e 5 realizzazioni, ottimo, sguscia da sotto, finta il primo passo, errore gravissimo, ancora da dietro a Romagnolo, grande gioco, grande spettacolo qui al Palasport, Le Caselle, Mario D'Agata, fra due formazioni che vediamo, ottimo Samuele Gramaccia, il canestro che 56-49 che stordisce gli avversari, vediamo prodezza di Gramaccia in bella elevazione, ha recuperato un pallone, cerca in mezzo a due, a tocco del numero 5 Bichi, va, realizza da tre, è il numero 6 Pignatelli, è la seconda tripla di questo elemento, no, è su questo canestro, miseramente capitano Romagnolo si dispera, 56-52, tutto pronto al Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo per questo quarto ed ultimo periodo tra due formazioni, la prima della classe, la mini Val Bisenzio, mini basket Val Bisenzio, vediamo troppa sicurezza di Gramaccia che ha terminato con il canestro, ha iniziato questo ultimo, questi 10 minuti di fuoco in questa partita importantissima, la prima della classifica generale, non va a rimbalzo, la meglio Gramaccia, è Romagnolo che cerca finta il passaggio a Gramaccia e non va, ancora si incugna nel triangolo di sostegno del canestro, 56-52 vantaggio per la formazione di casa. Va, ruba il pallone, è egoista, si era liberato sulla, sulla fascia di sinistra il compagno di gioco, ha cercato di fare canestro ma è ostacolato da due avversari, non ha trovato la precisione, si era liberato molto bene nella corsia di sinistra Petrucci, ma Bichi ha, era capitano Romagnolo, cerca, non va a rimbalzo, alla meglio Petrucci, Petrucci vola, transizione, va fino in fondo, ha commesso fallo il numero 4, quindi 56-52 sarà rimessa per la formazione aretina, si porta Gramaccia, Gramaccia cerca a rimbalzo, è ostacolato, alla meglio, esce con il pallone tra le braccia, il numero 19 Bonetti lo cede a Picchianti, sicuramente uno dei migliori in campo, Picchianti sia in fase realizzativa che di costruzione, fa girare nella corsia di sinistra al centro, ancora Picchianti sulla destra, ottimo schema, dà al numero 6 Pignatelli, Pignatelli la bomba da 3, Pignatelli 3 da 3 per Pignatelli, riportano sotto 55-56.
58 a 50, si torna ancora. Va ancora Pignatelli, deve essere controllato al meglio questo Pignatelli. Pignatelli 58 pari. Ancora un errore, recupera molto bene. Va, alza la parabola, il pugno, corsia di destra, va ancora, finta il tiro, Samuele ostacolato. Secondo il direttore di gara è... E vediamo colpo di scena, c'è lo sfondamento, dato lo sfondamento a Samuele Gramaccia che si dispera, sembra abbia reclamato nei confronti del direttore di gara, il quale gli ha segnato, ci sembra un tecnico, vediamo ora quale sarà la determinazione, la decisione finale, 58 pari, dicevamo una partita indecifrabile, una partita che può essere... Dopo essere stata in vantaggio di, anche di 10 lunghezze, 6-7 e la formazione ospite in vantaggio solo di un punto, ora si trova a gestire l'ultimo periodo con il, di rincorsa, praticamente 56-52 il termine del terzo periodo, in svantaggio, ha recuperato ed ora cerca di allungare il passo con errori in questi primi 2 minuti e 40 di gioco dei nostri ragazzi. Sono le triple di Pignatelli, 4 triple consecutive in questa fase finale, questi ultimi minuti che hanno ridato morale, ridestato quella carica agonistica, lo spessore tecnico dei ragazzi di Baiani Alberto, mentre Bindi, Antonio Bindi sta cercando di dare ossigeno, carica ai ragazzi aretini, sempre in vantaggio dei primi 3 parziali, poi sopravanzati, va fino in fondo, cerca in passaggio, finta, il doppio in attacco, si dispera, e ora c'è anche il direttore di gara, ci si mette anche il direttore di gara che assegna sul 58 pari un ininfluente al momento Pignatelli, dopo aver realizzato da 3, va 1 su 2 per il vantaggio 59-58, ancora tutta da giocare, tutta da decifrare questa partita al vertice, una partita di cartello veramente, va fino in fondo Samuele, poi dà sulla corsia di sinistra, cerca di va a rimbalzo, Samuele termina nelle braccia di ancora Semeraro, e ci sembra questo direttore di gara ora che abbia cominciato a fischiare all'unisono in favore del biancocelesti Pratesi. Si riparte dalla rimessa in gioco, picchianti, palleggio alto, contratto da Bichi in mezzo a 2, parabola per il numero 19 Bonetti che ha perde il pallone Castellani. E questa volta è il numero 8 Castellani aver commesso fallo sul portatore di palla. Bichi, palleggio, taglia tutto il campo, cerca Bichi, sottomano per Samuele, finta il tiro e poi arresto. E va in elevazione il numero 19, ancora lui Bonetti in fase difensiva. Picchianti. Momento decisivo dell'incontro è Pignatelli deve essere marcato. Cerca, arresto e tiro, non va a rimbalzo, la meglio Samuele Gramaccia, viene fuori col pallone. Passaggio eccezionale per Romagnolo, elegante stilisticamente, va fino in fondo e poi dà, si libera molto bene
Vediamo l'intelligenza del numero 4 Pignatelli che torna a retrocedere per andare a marcare Samuele. Ancora lui cerca sotto ma errore gravissimo, pallone perso da Pietrucci. Lo omologo numero 4, capitan Picchianti, si libera un avversario, arresto e poi cerca il passaggio orizzontale, cerca la bomba che non arriva, a rimbalzo la meglio Samuele, si libera e vediamo il fallo. È stato efficace questo scontro del numero 18 Martinelli sul portatore di palla, perde il pallone toccato da Bichi, va a Pignatelli, va a Martinelli, carica il capitan Picchianti, cerca la lunga distanza, non va, rimbalzo, doppio rimbalzo sul canestro, in tre sul pallone, 59-58. È il numero 6 Pignatelli questa volta essere sanzionato per intervento irregolare nei confronti dell'avversario. 4 minuti e 41 al termine di un incontro veramente importante, infocato e decisivo, chiaramente non si può dire, in quanto dopo 5 turni di dai e vai, ottimo lancio per, non va, rimbalzo, va a recuperare il pallone, ancora lui cerca Vecchio, cerca di servire, ancora recupera Romagnolo, va a Bichi, vediamo, toccato dal numero 6 Pignatelli, il pallone che termina out, è rimessa in gioco dalla formazione di casa. Alza la parabola per capitan Romagnolo. Bichi va! Finalmente Bichi ce la fa a realizzare, a superare, a cambiare l'inerzia del gioco. Era tre possessi senza alcuna realizzazione. Vediamo in mezzo a tre passi. E questa volta sembra che il direttore di gara Marco Lodovichi cerchi di ricambiare, dandoci il nostro chiaramente. Non è che hanno costretto il portatore di palla a commettere un fallo e quindi si gioca pil. Vediamo, ha commesso fallo il numero 18 Martinelli, manda Vecchio alla lunetta. Questa volta i due tiri liberi combinati praticamente a Pignatelli sono stati dati al nostro numero 15 Vecchio, che cercherà di allungare il vantaggio sulla formazione pratese. Pallone pesantissimo a 3.34, va dentro, garantisce la sicurezza, Vecchio realizza il primo punto della sua partita, Vecchio. Ma è un punto pesante, punto importante, due punti che danno spessore alla classifica, ma danno sicuramente la forza del carattere dei nostri ragazzi, la reattività che hanno mostrato in questo turno importante per il proseguo di un campionato, come dicevamo, secondi in classifica appaiati agli altri due, al Costone Siena e alla Jokers Firenze. A due punti dalla formazione testa della classifica, questa Val Bisenzio che ha mostrato veramente eccellenze particolari, dove lo spessore di Picchianti, capitan Picchianti, Pignatelli e Bonetti sono veramente tre elementi da valorizzare. Bonetti particolarmente per il fisico eccellente, come eccellente Pecchioli e lo stesso Martinelli. Una partita viva, una partita vera, una partita ancora da decifrare. Sicuramente ci sarà di mezzo anche la fortuna, perché le cose
si erano messe veramente bene nei nostri confronti, 10 punti di vantaggio, poi è venuta fuori alla distanza con le triple di Pignatelli, le 4 triple di Pignatelli che hanno fatto cambiare l'inerzia del gioco. Si libera molto bene Bonetti da dietro a Picchianti, palleggio alto, transizione, va sulla corsia di destra per il numero 14 Accardi ancora per il numero 18 Martinelli, non trova la precisione, lungo linea per Martinelli da dietro a Romagnolo, girare molto bene il pallone Martinelli, peccato. Sembra il numero 15, è stato sanzionato. È stato sanzionato Vecchio. 4 falli di squadra per gli avversari, 62-59. Picchianti in possesso di palla, 3 minuti al termine. Momento spasmodico, minuti veramente. Si aiuta con il gomito e poi va, fa girare il pallone, vediamo, spalle rivolte, arriva in velocità, ha cercato la finezza questa volta Bonetti, troppo pesante il suo assist nei confronti del suo compagno di gioco Castellani, che è arrivato veloce come un treno ma non preciso nella vediamo ancora errori gravissimi e Bichi questa volta non si dà, sono errori gravissimi che intaccano il morale. Certo, avrebbe veramente 62-59, perdere possesso su un errore gravissimo come è stato a rimbalzo, vediamo il numero 19 Frana addosso e viene fuori con il pallone Martinelli va dentro la Lomba, nel momento necessario Samuele Gramaccia aggancia il pallone, cerca, non trova il pallone, sarà rimessa in gioco, cerca l'ostacolo il numero 16 Pecchioli ma non trova il consenso del direttore di gara. Transizione in avanti Bichi, ancora un errore, anche un errore poteva costar caro a Romagnolo. Serviva Samuele Gramaccia in un piatto d'argento, un pallone che lo lanciava sotto un canestro sguarnito di marcatura. Gramaccia, in mezzo a due, da dietro, perde il pallone Gramaccia, momento delicato, vediamo retrospalla. E il numero 8, vediamo il numero 8, 61. E tiro aggiuntivo, subito un fallo Castellana, soltanto 2 punti ma sono stati determinanti. Vediamo questo errore gravissimo in attacco della nostra formazione che ha perso il pallone, può dare a 1 minuto e 42 al termine il pari, non dà il pari al momento ma dà il pallone a Samuele, vediamo Samuele. Martinelli si chiude molto bene la difesa, ancora torna dietro e poi cerca. Cromatico Romagnolo, il passo felpato dell'Aquila, Romagnolo velocissimo come l'Aquila, il nostro Romagnolo ha chiuso praticamente a canestro un pallone impossibile in precario equilibrio, vediamo, cerca e vediamo, va Frana addosso, momento decisivo, il direttore di gara ha preso una decisione che a noi ci sembra veramente non adeguata, si lamenta lo stesso Martinelli, si lamenta Bindi di questa decisione arbitrale. Non va il primo e anche la ...64-61... va il secondo ...64-62... deve assolutamente realizzare
questa circostanza cerca il pallone Samuele, la tripla che non arriva da Samuele Gramaccia al secondo tentativo. Questo è la difesa sguarnita, no look per il la corsia di destra rimasta sguarnita con il numero 18 Martinelli, che va, mette dentro per il pari. Va capitano Romagnolo, ci sembra Romagnolo, finalmente no Romagnolo, è Samuele, è Gramaccia, ancora lui. 30 realizzazioni, ma vediamo se possiamo aggiungere qualcosa. Sì, possiamo aggiungere una realizzazione, 64-67, ed ora 30 secondi al termine. In 30 secondi la formazione di casa ha 3 punti di vantaggio, si gioca questo turno deciso, determinante, e chiaramente è stato determinante anche il direttore di gara in un paio di circostanze, ma è tornato sui binari dell'equilibrio questo importante risultato, la prima della classe, la formazione pratese della Val Bisenzio contro i nostri ragazzi Rosini Impiantisba, che hanno condotto praticamente sempre in testa questo turno, 24-21 il primo parziale, 42-35 il secondo, 56-52 essere stati sotto durante il terzo periodo, 47-43. E nell'ultimo 56-55, ma praticamente soltanto il vantaggio di un punto per poi recuperare prontamente i nostri atleti. Ed ora 67-64, 6-7-6-4, devono mettere in evidenza, mettere in cantiere una difesa stratosferica, una difesa, una chiusura ermetica dei nostri ragazzi contro le lunghe torri, il numero 16, 18 e 19, sono i tre lunghi della formazione, con Pecchioli ancora, ha giocato i 40 minuti, vediamo Castellani, si porta dal direttore di gara, non sappiamo cosa abbia da reclamare, ma chiaramente sono richieste, vediamo scontri, sportellate del... È il numero 19, 67-64, 25 secondi, pallone pesante, va il primo. Ora è possesso per i nostri ragazzi. Ottimo su Samuele. No, Samuele. Era già uscito fuori, ci sembra. 67-66, 15 secondi al termine. E vediamo un errore gravissimo dei nostri ragazzi. Hanno perso il possesso quando potevano tranquillamente ancora trattenere il pallone senza andare a canestro. 67-66, ancora nulla di compromesso, ma possesso agli avversari, se vanno a canestro o se commettono fallo, danno l'opportunità agli avversari di conquistare eventualmente con 2 punti l'intero incontro. Ispiratissimo ci è sembrato Gramaccia, 31 punti realizzati, sono tanto in una partita di pallacanestro, anche se a livello giovanile, seguito da Bonetti con 19, ma la nostra formazione chiaramente eccezion fatta per Gramaccia, gli altri non superano la doppia cifra. Pietrucci 7 punti, 9 punti
8 punti Bichi, 3 Baielli, 7 Martinelli, 6 Romagnoli, 2 Kabdul e 2 Vecchio. Si riparte dalla tre quarti campo della nostra difesa. È il numero 8, vediamo. Perde il pallone sulla riga, provvidenziale questa fuoriuscita. Ha chiuso molto bene la formazione a retina, vediamo come si dispone. Vediamo Bindi segue con attenzione i propri ragazzi, da disposizione. Samuele commette fallo, il numero 11, chiaramente è un fallo tecnico, fallo tattico per cercare di mandare Samuele a canestro, ma se Samuele saprà realizzare due canestri costringerà gli avversari alla tripla, e la tripla chiaramente non sempre arriva, anzi. Beh, realizzato il primo, deve realizzare anche il secondo, ormai deve fare questo sforzo Samuele Gramaccia dopo aver fallito gli ultimi due tentativi da tre, deve dare questa gioia, va, non va, perde, scivola nel parquet, va, cerca la bomba da lunga distanza, non va, la bomba del numero 18, Martinelli, 68-66, vince meritatamente sicuramente per come sono andate le cose, è sempre stata in vantaggio la nostra formazione, però quanta paura, quanta emozione avrebbe avuto veramente della beffa una vittoria esterna. I nostri ragazzi sono sempre stati in vantaggio con prodezze ineccepibili, sicuramente dalla loro parte un quintetto, un roster ben congegnato, un roster ben sistemato in campo con tutti gli elementi, praticamente tre elementi sopra i 10 punti, mentre soltanto Gramaccia con 32 punti è top score, 32 su 66 è il 50% di realizzazione, ed ora bene fanno i nostri ragazzi a gioire a centrocampo in questo magico Palasport Extra, dove i colori amaranto ancora una volta hanno fatto centro. Giuseppe Vecchio, il colosso della difesa, il baluardo difensivo, e Antonio Bindi, un gradito ritorno, un bellissimo ritorno, un favorevole ritorno, osannato da tutto il pubblico aretino. Allora cominciamo con Giuseppe, che deve fare la doccia e quindi è caldo a dovere. Giuseppe, una partita veramente contro la prima della classe, una partita importante, una partita non soltanto vinta meritatamente, ma anche il carattere è venuto fuori quando alla fine stavamo sul punto a punto. La partita è stata giocata fino in fondo, ci siamo saputi comportare bene e abbiamo giocato bene in difesa. A chi dedichi questa vittoria? Alla società. E che importanza avere una società e un'attrezzatura così imponente? Quanto è valido? Molto valido e... Senti, gli spogliatoi sono tranquilli? C'è serenità negli spogliatoi? C'è molto serenità negli spogliatoi, sì. Ci troviamo bene fra i compagni, quindi non ci sono problemi. E quindi un campionato questo qui che è d'alto vertice per la formazione di aretina? Sì, alto vertice. Alto vertice finché ci sarà atleti come il nostro Samuele Gramaccia, poco più che 19enne. Samuele, allora 32 punti fatti, realizzati, anche se sono ragazzi, però i contrasti, c'erano tre elementi più alti di te, quindi i contrasti sono stati importanti e necessari, ma quando c'è la classe, quando c'è la precisione, quando c'è la tranquillità del tiro, c'è tutto. Samuele. Sicuramente era una squadra tosta, probabilmente una delle migliori del campionato, abbiamo saputo giocare bene, poi merito sicuramente tutta la squadra, abbiamo trovato la via del canestro anche se in alcuni momenti ci hanno messo molto in difficoltà. Ecco, la differenza dello spogliatoio della prima classe, della Serie C, con questa dei giovani under 20, c'è differenza o è più o meno sempre lo stesso ambiente, la stessa serenità, tranquillità di movimento? La stessa serenità c'è sicuramente, poi cambia, diciamo, cioè, ci sono anche anni di differenza, quindi ci sono altri tipi di dialoghi, no? Poi c'è un lituano in Serie C, quindi si deve parlare inglese. Un grandissimo, lo zar lituano.
Comunque insomma, grandissima serenità e amicizia anche nell'Under 20. A chi dedichi questa vittoria, Samuele? La dedico a una persona che purtroppo non c'è più. Grazie Samuele, ti ringraziamo per quello che hai fatto per la società ed ora un gradito ritorno, l'abbiamo detto prima, Antonio Bindi è ritornato a Ovile con grande gioia, con grande serenità, ma con grande carica agonistica che ha saputo iniettare nei ragazzi e l'esploa finale, la dimostrazione di tutto questo. Sì, sono tornato chiaramente allenato in una squadra Under 20 che avevo già allenato, che i ragazzi del 2000 avevo già allenati degli anni fa e sapevo che questa carica non sarebbe mai mancata, tant'è vero che nonostante insomma Samuele abbia fatto 32 punti è stato importante, gli ultimi due canestri li ha segnati Bichi e Romagnolo, che non è che è stato solo diciamo decisivo lui. Siamo molto contenti che sia venuto anche Beppe Vecchio a giocare con noi, perché questa squadra qui ha un nucleo base composto da 9-8-9, adesso uno è fortunato, giocatori che vengono integrati o dagli Under 18 Elite o dagli Under 18 regionali. Oggi Under 18 Elite erano a giocare a Siena e di conseguenza sono venuti due degli Under 18 regionali, uno Beppe Vecchio che ha marcato molto bene il giocatore più pericoloso della squadra avversaria, ci ha dato una grossissima mano, e anche perché Gramaccia è un esterno, non è tanto abituato, pur essendo fisicamente dotato, non è tanto abituato a marcare giocatori vicino a canestro, giocatori grossi, mentre Beppe, pur essendo un 2002, non ci dimentichiamo che giocava contro un 99, perché il giocatore avversario che ha marcato molto bene il secondo tempo è un 99, di conseguenza ha 3 anni più di lui. E questo sicuramente è una bella cosa, valorizzare anche i giovani penso sia l'interesse della società, insomma. Comunque questa squadra dove può arrivare? L'obiettivo è cercare di arrivare tra le prime 4 del girone, perché poi le prime 4 fanno l'incrocio con le altre 4 dell'altro girone per andare ai Final Four. È chiaro che è una squadra che potrà essere anche un po' altalenante, perché dovendo utilizzare dei rinforzi provenienti dalle altre squadre Under 18 dipenderà un pochino anche le disponibilità che ci saranno. È chiaro che il nucleo base è sempre quello, è sempre combattivo, glorioso e roccioso 2000, che comunque andrà sempre avanti compatto, insomma. Alberto Vaiani, coach della formazione ospite, e qui un fenomeno praticamente, 19enne, il nostro Bonetti con 19 realizzazioni e poi si è fermato, è andato a difendere praticamente nella fase finale, quindi è stato un po' ostacolato nella sua missione, nella sua mission realizzativa. Com'è andata la partita? Abbastanza bene per la squadra, ci stiamo allenando, stiamo cercando di prendere il ritmo dal punto di vista degli allenamenti, che non è facile con tutti gli impegni che si possono avere a quest'età tra università e scuola, e comunque abbiamo preso un bel ritmo, siamo stati sfortunati, credo si possa dire così, nelle ultime partite. Quando finisci perdere per un punto praticamente, perdere per 2 punti, ma avere in mano la pallone da 3 punti è difficile. Sì, ma veniamo anche da altre sconfitte più o meno di 2-3 punti così, giocando bene, è un peccato però. E questo Bonetti dove vorrà arrivare? Perché fisicamente c'è, la realizzazione c'è, la praticità, la velocità nei riflessi, nei movimenti e la perfezione balistica è importante. Dove vorrà arrivare? Sentiremo un Bonetti praticamente come si è sentito nel calcio anche nella pallacanestro. Non ne ho idea, cioè, spero di sì, io mi sto allenando tanto con l'intenzione di migliorarmi il più possibile, spero di arrivare il più in alto per quello che sono le mie capacità. Grazie, bocca al lupo. Allora, Alberto Vaiani, sera. Commentare una sconfitta è sempre difficile e problematico, comunque diciamo i ragazzi si sono comportati veramente bene e hanno dato filo da torcere fino all'ultimo secondo alla nostra formazione. Sì, diciamo, riprendo le parole del ragazzo, lo vediamo da una sconfitta di 3 a Legnaia con Jokers, abbiamo perso di 2 con Empoli, eravamo pari con Val di Sieve fino all'inizio del quarto, ora stasera diciamo che ci diciamo fra noi, prima o poi la ruota girerà, cioè prima o poi. Comunque siete in testa alla classifica, quindi vuol dire i valori ci sono. Allora, questo gruppo ha avuto varie defezioni, ora infatti stasera sera 9, di cui uno era un 2002. Ora siamo un po' a ranghi ridotti, un altro ragazzo sopra il 1,90 m, è infortunato al ginocchio, anche lui impegnato la Serie D, perché il problema, che è anche una fortuna mia, che alleno anche la Serie D,
è che Gabriele, ma anche Picchianti, che è il numero 4, il playmaker biondo, l'altro ragazzo Pignatelli, si allenano costantemente. Pignatelli 4 triple consecutive, veramente eccezionale. Loro si allenano costantemente con la Serie D e vediamo da un tour de force l'altra settimana di 5 partite in 6 giorni. E i minutaggi sono importanti, soprattutto per Gabriele, l'altro ragazzo, che anche per qualità fisica riesco a reggere il campo. Comunque la fatica un po' si fa sentire, si sta lavorando nella direzione giusta, prima o poi la ruota girerà. Chiaramente è consuetudine determinare la trasmissione con la nostra presidenza, il nostro gruppo apicale della scuola basket Arezzo, con il vicepresidente Massimo Lanucci. Allora, una partita come sempre da soffrire, ma poi da gioire nel finale, perché dare 2 punti a una formazione che 4 su 4 ha giocato con formazioni veramente blasonate e arrivare agli ultimi secondi sempre in testa praticamente noi anche di 10 punti e poi al photo finish dà soddisfazione maggiore, Massimo. No Carlo, è stata sofferta, è stata decisamente sofferta, credo che queste partite vadano gestite in maniera migliore dai ragazzi, perché hanno tutte le caratteristiche e tutte le potenzialità per poter fare meglio, per poter mantenere un gap con la squadra avversaria non di 2-3 punti, per cui arrivare alla fine della partita con più tranquillità a gestire la partita. E invece stasera si è sofferto e si è rischiato, perché se gli entra l'ultimo tiro da 3 si perde la partita di 1 e potrebbe dare fastidio, potrebbe dar noia questa cosa. Comunque siamo ritornati nei binari, specialmente nelle giovanili, praticamente nei binari dell'efficienza, perché abbiamo sentito dai campi recenti dei risultati oltremodo positivi. Stiamo, la soddisfazione è che stiamo maramaldeggiando nei campi senesi principalmente e questa è una cosa che a noi aretini ci fa veramente piacere. Dal punto di vista sportivo sempre, perché noi siamo sportivi, certo. E veramente il pubblico, la dirigenza aretina si è sempre fatta notare nella pallacanestro particolarmente per la sportività, per il fair play. Questo senza ombra di dubbio, Carlo. Però resta il fatto che gioiamo perché la vittoria è maggiormente sentita. Esatto.